Ciao a tutti, piacere Lino. Faccio questo video ringraziando subito Giorgio Garofalo. Partivo da un peso di 294 kg e oggi il mio peso attuale è 138. Anche io, come voi, ero un perdente della vita, perché diciamo la parola perdente perché è così, perché purtroppo l'obesità è una malattia, però basta crederci. A me la parola perdente mi è servita a vincere, perché lo sappiamo che la parola perdente, ormai quando senti questa parola, sei un niente della vita, ma non è così, perché c'è sempre qualcosa da rimediare, come ho fatto io, e sono la prova di questa, la mia vita. Pure io non credevo a niente più, non mi sono lasciato andare in tutti i sensi, ma oggi posso dire ad alta voce che ce l'ho fatta, ringraziando il dottor Cristiano Giardiello, la dottoressa Rita Schiano e la psicologa Filomena Cesaro. Ho fatto, se ben sapete, il programma di Real Time per la prima volta alla clinica per rinascere Obesity Center Caserta. Sono stato io il protagonista. Tutta verità, veramente me ne stavo andando, non volevo operarmi più, il fatto di mia moglie, eccetera, eccetera. Poi, avendo una spalla forte, tipo parlavo di prima, come Giorgio, tutto è più semplice, perché vi dà tanta di quella forza che voi non avete, ma soprattutto vi dà il coraggio di prendervi per sempre la vostra vita. Io oggi ne sono felicissimo, non ho parole per ringraziarlo, perché mi ha cambiato la vita. Innanzitutto mi ha fatto vivere in un momento così critico, perché mia moglie doveva partorire. Essendo che ero 294 kg, pensavo che la mia vita era finita qua. Oggi mi trovo ancora qua, peso 138 kg e ci sto riuscendo. Aspettiamo il prossimo intervento per la pelle in eccesso e diciamo fine a questa storia di un incubo che non dimenticherò mai, ma ne sono fiero, perché non abbandonatevi. Perché curatevi, innanzitutto perché lo fate per voi e per il vostro bene, ma soprattutto per vivere nei migliori dei modi che la vita ci ha conservato. Perciò non arrendetevi, e perciò chi doveva essere chiamato, state tranquilli che appena passa questa brutta situazione che purtroppo sta circondando tutto il mondo, sarete richiamati, sarete presenti subito a fare le visite, eccetera, eccetera. Perciò potete contattare direttamente Giorgio quando vi sentite male, quando state un po' scocciati, quando prendete, tipo come facevo io, mangiavo di nascosto. Chiamate lui, confidatevi tutto e lui vi può dare tanta di quella forza che mi ha dato a me. Un bacio a tutti, in bocca al lupo.